Oggi mi sono rotto di essere Crazy Mad. Per una volta voglio essere un'altra persona. Ecco perché voglio rimorchiare uno youtuber. Ma ovviamente non posso fingermi Crazy Mad. Ma pensiamo quale youtuber potrei mai rimorchiare. Ci sono, esatto, grazie Zerbian. Solo che non posso mai rimorchiarlo da solo. Mi serve l'aiuto di una ragazza. Sorellina, che vuoi? Mi chiedevo se per caso mi aiuteresti a fare una piccolissima sfida con me stesso. Di cosa si tratta? Mi fai paura quando parli così. Ti spiego, praticamente devo, rimorchiare un ragazzo. E quindi ho detto, perché non pensare alla mia bella sorellina, che è una ragazza e quindi sa per forza come si rimorchia un ragazzo. Io devo rimorchiare un ragazzo? Sì. Ma da dove siamo arrivati, Marika? Non lo so, questo tu me lo dici, cosa mi fai fare? Ok, siamo veramente scemi a fare queste cose. Allora, sei pronta? Ho qui il profilo di Zerbian e non so come finirà. Mi devi aiutare con i tuoi poteri da donna. Devi riuscire a farlo rimorchiare. Ci provo in tutti i modi, dai. Io direi di iniziare con ehi, come stai? Che ne pensi? Ehi, come stai? No, non va bene. Già iniziamo male. No. Intanto, ciao, piacere. Ciao, va bene. Ok, free, ok. Dai. Non te l'ho detto, ma ho preso il tuo profilo per rimorchiare. Il mio profilo? Sì, è il tuo profilo. Vabbè, ma no, non ti preoccupare. Ma questo intanto me lo devi dire prima, così io già ero preparata psicologicamente. Non ti preoccupare. Cioè, ma possiamo continuare con il mio. Ciao, piacere. Dai. Piacere di conoscerti. Oh, cavolo, speriamo non ti conosce lui. Ciao, piacere di conoscerti. Cosa metto? Una faccina tipo cuoricino? No, ma quelle fuori no. Come ce la fai subito il piacione? Mamma mia, okay. Dai. Ciao, piacere Vedi di conoscerti. Vedi che le ragazze non piacciono quelli romanticoni sin dall'inizio. Va bene, romanticoni. Stai calmo. Ma calmo, perché già capito, diciamo. Capito, allora vai. Allora, vai. Cioè, iniziamo, ciao, piacere. Magari una faccina più sobria. Cioè, sto cuoricino, sta cosa, già sbagliato. Stai calma. Intanto che aspettiamo, ne approfitto col dirvi che comunque ogni giorno parlo con tutti voi, quindi magari seguitemi su Instagram crescer-basso-med, ovviamente utilizzate il codice CIMED. Scusate. Ah sì, vabbè, la stessa cosa. Oh, ha visualizzato. Vai. Che fortuna. E vai, lo sapevo che Zerbian prima della live guarda sempre i come si chiamano qua, i direct. Ok, sta scrivendo, let's go. Oh, ha visto che comunque sei carina e ci sta. Sta scrivendo, vediamo che succede adesso. È proprio curiosa della sua risposta. Ciao, il piacere è mio. Hai visto? Hai visto? Guarda, io sai che ti dico, è stato perfetto. Hai visto come risponde? Sai che ti dico, Marika? Ti dico che adesso è il momento di scrivergli ti va di conoscerci? Magari possiamo vederci e prendere un caffè. No. Ma che approccio? Ma tu ti sei mai fidanzato? Ma mai rimorchiato? Sì, e l'ho fatto così, hai capito? Ma tutto io ti devo dire. Cioè, già subito gli mostri tutto questo interesse. Okay. E allora vai che con i piedi di piombo. Ma vai con i piedi di piombo. Ma stai calmo. Che gli scrivo allora? Troppo, dimmi che gli devo scrivere. Madonna mia. Allora io me ne vado. Ma perché ho deciso di. Allora, fermati. Allora, già tu hai detto piacere di conoscerti. Puoi dire una domanda che fa piacere. Puoi dire cosa fai nella vita? È una domanda interessante. Io spero che mia sorella sta scherzando, perché se è veramente seria così si è messi male. Marika, ma noi siamo youtuber, fidati di me. Guarda qua, ho visto le tue foto e sei veramente carino. Oh, magari questo l'accetto, dai, ci può dare. Fidati che lo rimorcheremo. Ho visualizzato. Mi sa che gli sei piaciuta. Dal tuo profilo mi sa che gli sei piaciuta. Ok, vediamo che succede adesso. Ah sì. Wow. Sai, ho visto anche le tue. Allora è fatto, guarda, già l'interesse è reciproco. Let's go. È una marcia a favore. Ok. Allora, dove sei? Per fortuna che tu dove ci sono le tue informazioni non hai messo di dove sei. L'hai messo? Non l'ho messo. Perfetto. Quindi adesso gli diciamo che siamo comunque di Milano, perché lui abita a Milano e quindi. Ok, certo. Perfetto. Certo. Milano, te di dove sei? Anche io. Ha scritto. Vai, leggi. Ottimo. Guarda caso
nella stessa città. Oh. E la faccina? Che faccina è? La faccina tipo what? Ah, ok, okay, tipo okay, guarda, guarda. Senti a me, gli dico, se ti va qualche drink, qualcosa qualche volta prendiamo qualcosa al bar e una faccina con il bacino. Dopo due o tre messaggi ci può stare, ma no all'inizio. Adesso va bene, te la dai. Vai. Buona questa. Ma il bello, raga, è che lui visualizza all'istante. Vuol dire che è interessato. È interessato, sì. Sta scrivendo. Ah, Germia. Suspense, vai. Ci stiamo trollando. Seria, per me va bene quando vuoi tu. Addirittura quando vuoi tu. Cioè, quindi manca per te praticamente. Seria? Cioè, come se ma no. Certo, ma certo, virgola, ma sei fidanzato? Che ne dici se ora gli mettessimo un bel cuore rosso? No. Tanto allora, prima del cuore rosso, fermati. Ma sei fidanzata, non ha senso che glielo dici tu in questo momento. Quello magari lo discutete di presenza, per dirti lei che ti vuole vedere. Vuol dire che comunque magari non è fidanzata. Questa è una domanda che avverrà secondo me successivamente. Marica, ascolta. Ma il cuore, ma ancora no, con questi cuori. Marica, ma basta fare il piacione. Marica, tu secondo me devi entrare nella mentalità troll. Lo dobbiamo trollare, fidati di me. Adesso gli scriviamo, certo, ma sei fidanzato? Ah, perché io a quanto so, lui aveva una crush. Vedremo se la tradirà questa crush, capito? Allora va bene, allora sì. Guarda, ho inviato il cuore. Certo che i miei consigli non li accetti proprio. Ascolta, guarda qua, adesso ti dirà no, sicuro. Lo conosco troppo bene a Zerbian. Lo conosco, effettivamente anche io. Altrimenti la prendi per una ragazza poco seria, giusto? Certo. No, non sono fidanzato, spero anche tu. E il cuore ti ha mandato pure. L'abbiamo rimorchiato. Già fatte, ragazzi, cioè, è proprio semplice rimorchiare in Serbia. No, è assurdo, vabbè, io non ci posso credere. Ma sta scherzando? No, non sono fidanzato, spero anche tu. Oh mio Dio. Spera. Effettivamente sei una bella ragazza. Cioè, nel senso, ci sta. Votate nei commenti la bellezza di mia sorella. Domani alle 10 vediamo cosa dice tutto il mondo. No, neanche io. No, anche io non sono fidanzata. Col bacino. Tanto ormai. Guarda, io te la dico. Bacino più, bacino meno, vai. Effettivamente, ascolta, io ti dico così. Che ne pensi se adesso gli dicessimo fissiamo l'appuntamento e dopo gli inviamo una foto nostra mentre ci sono anche io così? Vai, sì, ci sto, subito. Oh mio Dio. Così poi rimane trollato, dai. Ah, bene, quante cose. Siamo stati nella stessa città, tutte e due nuove single. Ok, basta. Quanti anni hai? Ok, lui ne ha 16, vabbè, noi gli diciamo 15. Dove ci vediamo? Esatto, arriva il sodo. Dove ci vediamo? Oh mio Dio, aspetta, ora lui ci dirà una zona a Milano e speriamo che di conoscerla. Lui va sempre al Duomo, quindi secondo me Non lo so. Boh, al Duomo te la vuoi mettere. Mi lo leggi pure nel pensiero. Ok, te dove dici? Va bene, al Duomo. Domani? Perfettissimo. Basta, let's go. Dai, che ce la stiamo facendo. Ok, perfetto, let's go. Benissimo. Oh mio Dio, ragazzi, Zerbian ce l'abbiamo in pugno. È fatta. Adesso come gli potremmo dire? Ti posso chiedere una tua foto? Oh mio Dio. La cosa si fa interessante. Oh mio Dio. Una mia foto. Per fortuna che io non ho mai pubblicato foto sul mio profilo con te. E quindi è fatta. E perché vuole? Già sei bellissima nei post. E perché vuole una tua foto? Non è che vuole una foto. No, ok. Non pensiamo a cose brutte. Magari mi vuole vedere al naturale. Magari, in questo esatto. Facciamo così. Guarda. Hai visto? Magari quelle che ci sono su Facebook sono con i filtri in questo. Facciamo così. Mettiamo la fotocamera e andiamo a inviare una bella foto. Dai. Tipo di me con te. Perfetto, raga. Oh mio Dio, bellissima. Vediamo qual è la reazione. Gliel'abbiamo inviata. È fatta, raga, è fatta. Adesso scoprirà che sono io. La faccia che farà appena vede la foto. Oh mio Dio. Vediamo cosa fa. Visualizzato subito, come sembra. Ragazzi, non sta rispondendo più. Cosa ma...
che infame. Bellissimo. Zerbian, sei proprio un pollo. Ma come fai a farti trollare così, mamma mia. Vabbè, io non posso parlare, anche lui mi ha trollato certe volte, quindi è stato bellissimo, raga. Ma in che senso? Anche se arriva, ma in che senso? Let's go. 15.000 like, lo rifaremo a un altro youtuber che voterete qua sotto. Scrivete secondo voi chi dovremmo fingerci o chi dovrei fingermi. La prossima volta lui intanto ha scritto mi vendicherò. Vabbè, sì, che dire? Perché il video ancora non sta finendo?